Problema numero 13 del file esercizi calorimetria. Blocchetto di ferro da 200 grammi, estratto da un forno a 800 gradi, velocemente inserito in un calorimetro di massa equivalente in acqua 15 grammi, che contiene bagno termico con 200 grammi d'acqua liquida e 50 grammi di ghiaccio in equilibrio termico, sottinteso a 0 gradi. Dimostra che si scioglie tutto il ghiaccio e calcola la temperatura di equilibrio finale del sistema. Questa è la situazione fisica. Il blocchetto di ferro sta in un forno a 800 gradi e viene rapidamente inserito in questo calorimetro, rapidamente per poter trascurare il calore che viene ceduto all'ambiente. Nel calorimetro di massa equivalente 15 grammi c'è un po' di ghiaccio, 50 grammi e 200 grammi d'acqua liquida, ovviamente a 0 gradi perché è la situazione della fusione, quindi l'equilibrio termico 0 gradi. Disegniamo subito i due grafici temperatura-calore per il sistema freddo e per il sistema caldo, cioè il blocchetto. Il sistema freddo è l'acqua e all'inizio lo stato è rappresentato da questo punto A che si trova sul tratto orizzontale della fusione. A si trova vicino all'estremità B perché all'inizio abbiamo più acqua che ghiaccio, abbiamo 200 grammi d'acqua e 50 grammi di ghiaccio. Quindi il punto A si trova a 4 quinti di questo tratto orizzontale. Dobbiamo dimostrare che questo ghiaccio si scioglie tutto, quindi il punto arriva fino a B e poi tutta l'acqua si scalda fino a una certa temperatura che dobbiamo scoprire. Invece il blocchetto si trova a 800 gradi e si trova sul tratto che indica il solido, perché infatti la fusione avviene a temperature ancora maggiori. Lo stato iniziale è questo qui, C. Poi il blocchetto si raffredda e arriverà alla stessa temperatura di equilibrio che dobbiamo scoprire dell'acqua fredda. Il calore assorbito dal sistema freddo sarà la somma del calore per far fondere tutto il ghiaccio, quindi Q a B, più il calore che serve per riscaldare tutta l'acqua liquida da B fino alla temperatura di equilibrio TE. E i due tratti che rappresentano il calore sono queste due frecce, Q a B, la fusione, più Q b e, che è il riscaldamento dell'acqua liquida. Invece il calore ceduto dal blocchetto è il calore per andare da C a E e sul grafico è questa freccetta verso sinistra di segno negativo. La prima domanda è di dimostrare che tutto il ghiaccio si fonde. Quindi cominciamo a calcolare quanti kilojoule di calore servono per far fondere questi 50 grammi di ghiaccio. Quindi utilizziamo la formula della fusione, calore latente di fusione del ghiaccio per la massa del ghiaccio da fondere, 50 grammi, e otteniamo 16,7 kJ. Vediamo adesso se il blocchetto è in grado di dare questi 16,7 kJ al ghiaccio per fonderlo tutto. Il blocchetto può arrivare fino a 0 gradi, intanto che il ghiaccio si sta sciogliendo e la temperatura è ancora di 0 gradi. Quanto calore è in grado di cedere il blocchetto scendendo da 800 gradi fino a F, cioè 0 gradi? Calcoliamo questo calore CF con la formula del riscaldamento, in questo caso del raffreddamento, calore specifico del ferro per la massa del ferro, cioè del blocchetto, per gli 800 gradi di raffreddamento. Questo è il calore specifico del ferro, la massa del blocchetto, troviamo 72 kJ. Attenzione che qui si è fatta una equivalenza, in quanto questi joule sono stati portati in kilojoule, quindi 0,450 kilojoule. Quindi il blocchetto, raffreddandosi fino a 0 gradi, può dare 72 kilojoule e quindi ne ha abbastanza da dare per sciogliere tutto il ghiaccio, perché 72 kilojoule è maggiore di 16,7, quindi il ghiaccio si scioglie tutto, perché questo tratto QAB richiede il calore richiesto per il tratto AB di fusione completa è minore del calore che può cedere il blocchetto, cioè QCF. Allora a questo punto noi abbiamo il sistema freddo che sta ancora a 0 gradi nel punto B con tutto il ghiaccio sciolto in acqua e abbiamo il blocchetto che sta ancora a metà strada, cioè sta ancora da queste parti qua. E mentre il blocchetto continua a scendere di temperatura, il sistema freddo, che è ormai tutta acqua liquida, comincia a salire sopra 0 gradi. Il blocchetto scende, il sistema freddo sale finché si incontreranno all'equilibrio a questa temperatura TE da determinare. Il calore assorbito dal sistema freddo è uguale al calore ceduto dal blocchetto. Si parte sempre da qui, dall'uguaglianza del calore assorbito e ceduto come forma di energia che si conserva.
il calore assorbito dal sistema freddo è la somma di questi 16,7 kJ più il calore BE che lo calcoliamo con la formula del riscaldamento, calore specifico dell'acqua per la massa d'acqua da riscaldare per l'aumento di temperatura da B a E. La massa d'acqua da riscaldare è la somma dell'acqua liquida 200 grammi che c'era prima più la massa del ghiaccio che era di 50 grammi e che adesso è diventata acqua liquida più la massa equivalente in acqua del calorimetro da 15 grammi. Quindi in totale sono 265 grammi d'acqua liquida in tutto. E questa massa d'acqua liquida totale per brevità la chiamo m tot. Facciamo un piccolo passo indietro. Quando abbiamo invece calcolato il calore per la fusione del ghiaccio, abbiamo messo soltanto la massa del ghiaccio, 50 grammi, perché il calore ceduto dal blocchetto nella prima parte veniva assorbito solo dal ghiaccio, che lo utilizzava per fondere. Quel calore non veniva assorbito né dall'acqua liquida né dal calorimetro che si comporta come acqua liquida, perché altrimenti sarebbero saliti di temperatura, mentre invece la temperatura rimaneva a 0 gradi. Quindi soltanto il ghiaccio prendeva quel calore e lo usava per sciogliersi, 50 grammi di ghiaccio. Torniamo quindi al calore assorbito, che è la somma di questi 16,7 kJ più questa formula qua, e cioè QAB, i 16,7 kJ, più QBE, che è questa formula che abbiamo scritto, dove c'è la nostra incognita. Infatti dentro QBE c'è questo aumento di temperatura da 0 gradi B fino alla temperatura d'equilibrio. Quindi questo aumento di temperatura è da 0 gradi a TE, T è l'incognita. Invece il calore ceduto in modulo, qui mi sono dimenticato di scrivere il modulo, lo calcolo con la formula del raffreddamento, calore specifico del metallo, cioè del ferro, 200 grammi di blocchetto, e questo delta T, CE, contiene di nuovo l'incognita, perché è il raffreddamento da C ad E, cioè questo da C ad E, quindi da 800 gradi a questa temperatura d'equilibrio sconosciuta. E quindi questo delta TCE è la temperatura 800 gradi meno questa che è l'incognita. Eccolo qui ricopiato. Quindi vediamo che è venuta fuori un'equazione di primo grado che contiene una incognita appunto al primo grado, che è la temperatura d'equilibrio, e questa incognita compare sia a destra che a sinistra dell'uguale. Quindi è un'equazione da risolvere sviluppando prima i calcoli e le moltiplicazioni e poi portando l'incognita da una parte o a destra o a sinistra. Svolgiamo questo calcolo CS1 M tot TE e questa moltiplicazione CS2 M2 TC meno CS2 M2 TE. A questo punto portiamo a sinistra i termini con l'incognita, quindi CS1 M tot TE a sinistra, CS2 M2 TE a sinistra con il segno più, e portiamo a destra i termini senza l'incognita. CS2 M2TC già sta a destra, 16,7 kJ va a destra con il segno meno. Raccogliamo a fattor comune TE, e quindi abbiamo CS1 MDOT più CS2 M2 che moltiplica TE uguale a tutta questa parte. E infine, per trovare la temperatura d'equilibrio, la nostra incognita, dividiamo tutto il secondo membro diviso questa parentesi che va qua sotto. Mettiamoci i numeri. CS2 è il calore specifico del ferro, che è questo valore qua. M2 è la massa del blocchetto di ferro, 0,200 kg. TC la temperatura iniziale del blocchetto, 800 gradi, meno 16,7 kJ. Al denominatore ci va questa parentesi, quindi calore specifico dell'acqua, che è questo valore qui. La massa totale dell'acqua abbiamo detto che era 265 grammi, più il calore specifico del ferro, CS2, per la massa del ferro, 200 grammi. Le unità di misura si semplificano, al numeratore rimane kilojoule, 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 al denominatore rimane kilojoule su Kelvin, kilojoule su Kelvin. Di nuovo si semplificano i kilojoule e rimane Kelvin al numeratore, come è giusto, perché stiamo cercando una temperatura di equilibrio. In realtà qui non dovrei scrivere Kelvin, dovrei scrivere gradi centigradi, perché tutto l'esercizio l'abbiamo sviluppato con i gradi centigradi, quindi questo va corretto, tutti i gradi centigradi al posto dei Kelvin. E il risultato di questo calcolo è 46,1 gradi centigradi. Questa è la temperatura di equilibrio. Alla fine dunque tutto il ghiaccio si scioglie in acqua, e questo termometro va a segnare 46,1 gradi centigradi all'equilibrio termico.